Se per caso avete un orto e avete piantato l'aglio a novembre come ho fatto io, adesso è ora di raccoglierlo. Siamo intorno a giugno, i primi di giugno, perché vedete le foglie stanno diventando gialle, piove molto da noi e quindi lui comincia a soffrire e ha finito il suo tempo di vegetazione. Per cui l'ho raccolto, grande soddisfazione, delle teste enormi, senza nessun apporto chimico, è una buona cosa. Vi faccio vedere pulirlo, perché non lo so se lo sapete. Se è la prima volta non lo sapete. Si tolgono le radici, che voi vedete qua, vi faccio vedere bene da vicino, con un coltellino affilato. Togliete la prima parte, non troppo, se no aprite la camera interna e non va bene. Queste si tolgono perché così non può più assorbire l'umidità dall'ambiente esterno e non può continuare ad andare avanti e diventare a germinare, germogliare. Poi si tolgono la prima foglia, se si riesce a togliere, in modo da scappucciare tutta la parte con la terra. Toglie così e viene via tutta bene. Bello bianco, guarda che bei spicchioni ho. Sono venuti belli quest'anno. Li ho piantati a novembre, li ho coperti nella serra perché sapevo che avrebbe nevicato poi in primavera. Ed eccoli qua, eccolo pronto. Bello, è quando poi è secco bene. Adesso si mette al sole a asciugare, al sole, all'ombra, al vento a asciugare. Quando è pronto si fa una bella treccia, un po' così, no? E poi lo faccio, lo giro qui, ne aggiungo un altro, poco, mezzo, poi lo giro qui, ne prendo poi due a quattro, poi si gira così, se ne aggiunge un altro, così avremo una bella treccia e lo teniamo in cucina, quando ti serve si toglie. Questo è il fiore dell'aglio. Quando è pronto non si toglie ancora l'aglio perché ancora non è pronto dall'aglio in sé, ma fa questo, vedete qua ci sono le foglie, fa il suo germoglio che piccolino fa una specie di cerchio, ecco esattamente così sulla pianta, si stacca, si toglie solo il germoglio e poi si butta nell'acqua bollente con un pochino di sale ed è una roba deliziosa e vi conviene provarlo, noi in Italia li mangiamo. E sono buonissimi. Non sciupateli, prendeteli dalle piante. Quando vedete che fanno questo è sufficiente. Li staccate con le dita, non c'è neanche bisogno di coltellare niente. La pianta va avanti lo stesso senza problemi, non soffre e non fa fiore. E voi ve mangiate una roba deliziosa.